siamo a Punta Marina Terme, in provincia di Ravenna. Siamo al Bagno Wave. Lo stabilimento è da ben 18 anni della stessa proprietà e sono due sorelle, Monique e Morena, che lo gestiscono da anni. Lo stabilimento è nato con la cura e la ricerca proprio della sostenibilità dell'ambiente, quindi anni fa abbiamo vinto addirittura un premio come stabilimento green, perché proprio abbiamo studiato la struttura con tutto legno, con la ricerca di materiali assolutamente compatibili, assolutamente adatti a quello che è la sostenibilità dell'ambiente. Noi cerchiamo assolutamente di accogliere il cliente e di fargli vivere esperienze che possano salvaguardare l'ambiente, ma allo stesso tempo garantire divertimento, benessere, momenti di relax, e quindi cerchiamo, diciamo così, di mixare entrambe le cose. Il Bagno Wave offre comunque tantissimi spazi sia per adulti che per bambini, ma soprattutto per la famiglia, perché comunque riesce a coccolare tutte le fasce d'età, dal bambino piccolo al bambino più adulto, al teenager e ai genitori stessi, che vedendo i bambini in un ambiente così protetto e tutelato riescono comunque a godersi in maniera rilassata la loro giornata in spiaggia. Al Bagno Wave si respira il contatto con la natura: spiaggia, bagno, ristorante, cibo, mare, sole. È un bagno dove troviamo le dune ormai perse, dimenticate, e gli spazi sono ampi e vediamo in lontananza il mare, e giornate come queste ventilate fanno proprio respirare aria di buono. Soprattutto qui c'è l'attenzione per un cibo sano, un cibo buono, tutto lo staff si prodiga e quindi abbiamo proprio dei risultati eccellenti. L'ambiente è un ambiente che dà proprio l'idea di vivere in un bagno all'aria aperta, ma in un bagno che ha l'attenzione per la natura, quindi non solo per il bello, ma anche tutto ciò che è sostenibile, anche dalla scelta dei materiali, dagli spazi che ci sono. Beach for It accompagna gli ospiti del Wave attraverso un percorso di benessere, di gusto e di star bene. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grey. Visto che dune bellissime che ci sono qui, siamo proprio fortunati a vivere in Romagna, nella Riviera Romagnola. Qui a Punta Marina gli stabilimenti balneari hanno mantenuto l'ambiente come era una volta. È importante tutelare e rispettare l'ambiente, amore. Ed è importante, Giacomo, anche rispettare se stessi, alimentandosi in maniera equilibrata, corretta e sana. Proprio con gli strozzapreti a ragù come ti ha ordinato la mamma. Insalata special, sexy beach salad. Grazie. È un'insalata con base verde, frutta e verdura croccante, gamberetti, avocado e semi di girasole. Fresca, così la mamma oggi si rinfresca con questa giornata calda di mare. Beach for It offre con i propri sponsor
prodotti assolutamente del territorio, prodotti italiani, prodotti di qualità e prodotti che proprio garantiscono sia il sapore che comunque l'innovazione. È proprio il mood anche del nostro menù e della nostra cucina, dove siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo, di fresco, che però assolutamente preservi il benessere, preservi la possibilità comunque di utilizzare materie prime di qualità e che dia il giusto sapore e la giusta fantasia anche a livello visivo, quindi mischiare comunque la frutta, i prodotti di stagione senza dover ricedere alla ricerca di materiali che in questo momento non ci sono, quindi sfruttare comunque la nostra agricoltura, i nostri prodotti, i prodotti locali. Lavoriamo con tantissimi agricoltori che proprio quindi dal produttore al consumatore che ci portano tutte le mattine verdure fresche e proprio di stagione. Condiamo l'insalata. Pensando alla cucina italiana, uno dei primi elementi che la rappresentano è l'olio d'oliva. L'olio d'oliva, l'olio extravergine, è uno dei prodotti italiani d'eccellenza che la rappresentano in toto. E Beach for It è accompagnato da All Italia in questo percorso di benessere, salute e cibo. All Italia è presente in più di 120 paesi, quindi in tutto il mondo. All Italia ha le più importanti certificazioni di sicurezza alimentare e di qualità a livello internazionale. L'azienda All Italia è molto attenta alla sostenibilità attraverso molti progetti. Uno di questi è Plastic No More, che cerca proprio di riutilizzare la plastica dei packaging e dei prodotti che vengono utilizzati per la vendita. Un'altra attenzione che viene fatta al 100% è l'utilizzo dell'energia che viene fatta all'interno dell'azienda. Tutta l'energia utilizzata deriva da fonti 100% rinnovabili. L'azienda Fumaiolo collabora con 3 laboratori esterni per effettuare test di controllo sulle varie fasi di lavorazione per garantire uno standard sempre alto di qualità e sicurezza. Naturalmente il Fumaiolo ha diverse certificazioni dedicate al processo di lavorazione. Buono! Togliene un altro, amore. L'azienda Moletto ha 3.000 ceppi di vitigni per ettaro. L'età delle vigne vanno da 39, 22, 14 anni. A Motta di Livenza, in provincia di Treviso, c'è la massima attenzione alla tutela dell'ambiente. Il Prosecco, un vino per ogni momento della giornata. Abbiamo raccolto le conchiglie bellissime, tutte colorate. Abbiamo trovato anche dei granchi. Facevano paura a me tantissimo. I'm out here, girl. Back up in the street. E sotto l'ombrellone abbiamo trovato una cesta pienissima di giochi. Ce li hanno dati, sì, abbiamo giocato con la sabbia e poi ci siamo tuffati nel mare con delle onde altissimissime. Sai, amore, che anch'io quando ero piccolina non vedevo l'ora di andare al mare. Giocavo in pineta e poi sentivo questo profumo di mare e non vedevo l'ora di arrivare in spiaggia e giocare con tutte le mie amiche e i miei amici. A giocare a biliardino, con le biglie, a fare i percorsi nella sabbia e poi tuffarmi nel mare, fare tante tante nuotate e forse anche bere un po' d'acqua di mare. E pensa che l'acqua che beviamo adesso è specialissima. In questo luogo ci si rende conto dell'importanza della tutela dell'ambiente. Parlando di ambiente, di natura, si pensa subito all'acqua. E l'acqua d'Olomia in questo caso va incontro alle esigenze di un rispetto della natura. D'Olomia utilizza il PET riciclato per le sue confezioni, quindi già dall'origine c'è un riutilizzo del packaging.
Poi esiste una linea chiamata Emotion, che è la linea in vetro, dove il vetro a rendere dà la possibilità di riutilizzare il contenitore, quindi abbiamo un risparmio all'origine e quindi è la massima tutela per l'ambiente e per l'utilizzo dei prodotti che vengono utilizzati per la distribuzione dell'acqua. Vuoi un pochino d'acqua? Direttamente dal Parco Naturale delle Dolomiti. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40. Bravissimo! Siamo dentro. Versiamo la bibita. Bibita fresca. Iniziamo il tappo. Ecco, tutta tua, la tua bibita fresca preferita. Ti piace, amore? C'è tanto ghiaccio. Prova adesso. È buona, è fresca. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? Quanto bello. She just wanted me quick and by the ball. I'm like, yes, ma'am. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. Evviva Giacomo, è arrivata la pizza per la merenda! Sai che potremmo organizzare il nostro compleanno, il tuo compleanno qui a Wave, con una bella pizzata tra amici? In tema di Covid abbiamo dovuto tagliare un pochino quelle che erano tutte le animazioni per i bambini e purtroppo ce ne dispiace, ma le riprenderemo sicuramente appena possibile. Con i bambini partiamo appunto dalle nostre torte fatte in casa, quindi assolutamente genuine, con prodotti proprio selezionati, con uova scelte, e per passare poi anche al loro momento del compleanno, che altri anni lo facevamo comunque a buffet in questa veranda bellissima adiacente all'area giochi, dove il genitore può godersi un aperitivo e il bambino può tranquillamente giocare. E quest'anno lo abbiamo fatto in una proposta diversa, con un cestino dedicato proprio alla famiglia, quindi un packaging ecocompatibile, dove loro possono comunque festeggiare il compleanno senza dover accedere alla manipolazione comunque esterna. E quindi è proprio un cofanetto, un bel cestino picnic che noi diamo per questi tipi di festeggiamenti. Poi il bambino comunque viene coccolato con i nostri cappelletti fatti in casa, la pasta col pomodoro fresco, la cotoletta che facciamo noi col petto di pollo dei nostri coltivatori locali. Quindi comunque cerchiamo di offrire al bambino tutto quello che è un percorso di un cibo proprio salute. Nota di merito anche per la celiachia, perché comunque in questo periodo molte persone purtroppo iniziano a soffrirne, e stiamo comunque seguendo un percorso anche proprio per l'alimentazione di questi piccoli disagi alimentari. Come lo vorresti organizzare il tuo compleanno, Giacomo? La pizza? Potremmo fare gli scivoli, realizzare dei castelli di sabbia giganti con le conchiglie e poi una gara di nuoto al mare. Chi arriverà primo? Tu o Matteo? Se pensiamo alla pizza, è subito festa. La pizza piace a tutti, dai grandi ai più piccoli. E Italpizza cuoce le sue pizze nel forno a legna. Quercia e faggio che donano quel colore ambrato tipico della pizza cotta nel forno a legna. Ogni mese nei forni di Italpizza passano oltre 300 tonnellate di legname certificato. Per ogni albero tagliato ne vengono piantati altri due. L'attenzione per l'ambiente è massima. Bring in the instrumental rasta. Sai, amore, è importante avere tanti amici, coltivare le proprie amicizie. Sai che tra poco arriva un'amica della mamma, noi andiamo a fare l'aperitivo mentre tu ti mangi la pizza. È importantissimo condividere con i propri amici i momenti più belli della propria vita e coltivarli e mantenerli nel tempo. Vero, amore?
Dai Chiara, facciamoci un aperitivo, lasciamo i bimbi nell'area giochi del Wave e noi ci beviamo un bel gin tonic e ci raccontiamo quello che non ci siamo raccontati fino adesso, tante chiacchiere come una volta. Certo! Marzadro, grappa e vermouth distillati hanno sempre fatto parte della tradizione italiana. Un processo di sostenibilità che fa parte della tradizione da sempre, che riutilizza le rimanenze della produzione del vino. Chiara, ordiniamo anche uno stuzzichino. Qui preparano dei fritti ottimi, leggeri, così ci manteniamo anche in forma. Un brindisi alla nostra amicizia e bimbi. Senti, prendi questo, amore. Senti, questa che è buona, è la sogliolina. Per me è tutti gli anni un'avventura. È tutti gli anni un'avventura, è tutti gli anni la conoscenza di clienti nuovi, persone nuove, fortunatamente staff nuovo e sfortunatamente perché noi ci affezioniamo tantissimo ai nostri ragazzi e ai nostri collaboratori. Però tutti gli anni c'è sempre qualcosa di nuovo, è una novità, non è mai una routine, è fantasia, è qualcosa che cambia perché cambia comunque l'evoluzione della stagione, cambia l'ambiente, cambia il mare, cambiano le maree, cambia il sole. E quindi per noi dall'alba al tramonto, per noi c'è sempre qualcosa di diverso, non è mai la stessa giornata, dal vento, dalle onde, da com'è girato il mare, quindi arrivi sempre in spiaggia con delle sorprese.